È vietato dire io ho fantasia, io non ho fantasia. Vietato. È una regola di Gianluca Caporaso. Perché? Perché la fantasia è di tutti. Ognuno di noi è dotato di fantasia e ognuno di noi è capace, grazie alla sua fantasia, di inventare storie. Prima regola della fantasia: metti il mondo capa sotto. La prima regola della fantasia è questa: dice, metti il mondo a capa sotto. Che vuol dire? Immaginate di uscire e di ritrovarvi in mezzo alla strada. All'improvviso alzate gli occhi e vedete che nel cielo, anziché viaggiare gli uccelli, viaggiano dei pesci. Oppure nel cielo, anziché viaggiare le nuvole, viaggiano delle navi. Entrate in classe e siccome il gioco è quello di mettere il mondo capa sotto, gli alunni chiedono alla maestra: maestra, oggi hai studiato? E la interrogano. Ma siccome il mondo è a capa sotto, perché si va a scuola? Per un motivo molto semplice: per giocare. Perché il luogo in cui invece si deve lavorare è il parco giochi. Quindi se io sono il papà di qualcuno e dico: senti, Antonio, andiamo al parco giochi. No, papà, non ne ho voglia di lavorare oggi. Antonio, andiamo a scuola. Sì! In un mondo capovolto, quando vado a una festa di compleanno, me ne esco piangendo e dico: era una festa meravigliosa, abbiamo pianto dall'inizio alla fine. Vado a un funerale con Radione e mi diverto fino alla fine. Yuppi! Una morte meravigliosa! Ora, ricordatevi, regola numero uno della fantasia: se non sai che cosa scrivere, immagina di andare in un mondo dove tutto funziona al rovescio. Quindi a mezzogiorno è buio fitto e tu ti metti a dormire. A mezzanotte si suona la sveglia perché c'è il sole e ovviamente devi uscire. Ma da dove esci? Dalla porta? Ma che sei pazzo? Devi uscire dal tetto in un mondo alla rovescia. Mica puoi uscire dalla porta, no? Benissimo. In un mondo alla rovescia, vi lancio questa domanda e poi ve la rispondo io stesso. Chi è il più ricco della città? Chi è? È quello che trovate a dormire sotto castelli di cartone, magari sotto i portici. Ma guardate che in un mondo così alla rovescia, 2000 anni fa, in una grotta, è nato un uomo che ha cambiato la storia del mondo. E i più poveri dove stanno? Dove sono i più poveri? Quelli che sono poveri perché non hanno il tempo e quindi la vita, perché devono correre per fare i soldi. Nei loro castelli sono ricchissimi, ma non hanno tempo, corrono. E allora sono i più poveri della città. Sono quelli che non hanno niente. Chi ti arricchisce di più in una città dove tutto è capovolto? Chi non ha niente? Perché tu gli devi dare tutto. E allora, quando ci muoviamo nelle nostre strade, che si chiamino via Tirreno, o via Sardegna o via Dante Alighieri, proviamo a mettere tutte le cose sottosopra, a vedere le vecchiette che saltellano, i bambini che fanno le domande più sagge del mondo, eccetera eccetera, perché soltanto guardando il mondo da un altro punto di vista possiamo raccontarlo meglio. La seconda regola è questa: vado in uno zoo molto speciale e a un certo punto incontro uno strano animale.
chiedo il nome di questo animale e qualcuno mi dice: questo animale si chiama serpestrello. Lo vedi? Vado più avanti, dopo aver incontrato questo serpestrello che non vi descrivo, e incontro un altro strano animale che si chiama eleronte. Che cos'è un eleronte? È un animale incredibile perché è dotato di una lunghissima proboscide, ma anche di un corno centrale. È massiccio e ha le orecchie lunghissime. Per metà è grigio e per metà è marrone. Ora, che gioco è questo? Pensateci. È un gioco in cui io prendo un animale, l'elefante, prendo un altro animale, il rinoceronte, e mi invento o un eleronte o un rinofante. Il gioco qual è? Prendo metà di un nome e metà dell'altro nome, le unisco e mi invento un animale incredibile, ok? Questo animale deve essere un animale che mette insieme le cose, perché la seconda regola della fantasia dice proprio questo: metti insieme le cose, ok? Ed è una regola che ci aiuta a pensare che i muri non ci aiutano, perché se io voglio provare a mettere insieme le cose, devo abbattere i muri e devo farle parlare. È una regola che ci aiuta anche a pensare come io posso mettermi insieme a un altro, e mettendomi insieme a un altro posso far nascere un'amicizia, un amore, un'antipatia, perché non tutti mi piacciono e siamo umani, tutte cose di questo tipo. Ma l'idea è sempre quella: non alzare i muri nella tua immaginazione, nella tua fantasia, abbattili e prova a vedere, ad esempio, come possono stare insieme un termosifone e un pavimento. Un pavisifone nasce, che è un pavimento sul quale non puoi camminare perché ti scotti. Metà nome e l'altra metà, prima parte e seconda parte. Faccio un esempio: pipistrello, dinosauro. Allora io prendo la prima metà di pipistrello, pipi, e poi la seconda metà di dinosauro, sauro, e faccio un pipisauro, ok? Oppure prendo il contrario, un dino, prima metà di un nome, e strello, un dinostrello. È chiaro il gioco? Leone più elefante, leofante, pipisauro, bravo, giusti, esatto. Il gioco è questo. Sapete come si chiama questo gioco? Si chiama gioco delle parole baule. È come se le parole fossero delle valigie e dentro ci metto due cose, ok? Un nome e un altro nome, e le metto insieme. Prima regola della fantasia: metti il mondo capa sotto. La terza regola di questo gioco, che è il gioco della fantasia, dice: metti una cosa al posto di un'altra cosa. A un certo punto incontro una persona che al posto dell'orecchio ha una conchiglia e si chiama signor Conchiglia. Chi è il signor Conchiglia? È un uomo che non ascolta più la voce degli uomini, ma quando vede gli uomini che corrono, giocano,
nel suo orecchio sente il mare. Se le persone vanno d'accordo, sente il mare che dolcemente bacia la riva. Se le persone fanno le risse, sente il mare furibondo che vuole mangiarsi ogni cosa. Va più avanti e trova la signora Antenna. Chi è la signora Antenna? È una donna che invece di avere le orecchie ha un'antenna e grazie a quell'antenna riesce ad ascoltare tutto quello che accade su Marte, sulla Luna. La domenica pomeriggio, per esempio, vicino alla signora Antenna vanno tutti gli appassionati di calcio per ascoltare le radiocronache delle partite che si fanno su Marte. La domenica sera, invece, vanno tutti quanti vicino alla signora Antenna per ascoltare la musica classica che viene programmata sulla Luna. No? A questo punto io posso mettere al posto delle braccia le ali e faccio la signora Aquilone, al posto delle piede, dei piedi metto le pinne e faccio il signor Pesce, un uomo che è ridicolo quando cammina nelle strade, ma quando poi si tuffa nel mare diventa più bello dei delfini, diventa più elegante di uno squalo, diventa più rapido di un'acciuga e tutti sono lì in riva al mare a guardare la sua bellezza e la sua capacità. Ora, la regola dice: 1. Metti il mondo capasotto. 2. Metti insieme le cose. 3. Metti una cosa al posto di un'altra cosa.